Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, mi vedete seduta in platea del nuovo teatro inaugurato oggi a Vallefoglia, a Giovanni Santi, e oggi una giornata molto importante per Vallefoglia perché inizia il suo primo giorno da capitale della cultura per un progetto che hanno aderito i comuni 50x50 capitale al quadrato, e questo battesimo è molto speciale e particolare perché nasce sotto un'aura presidenziale. Venite a scoprire perché. Signor Sindaco, oggi è una giornata particolarmente emozionante per Vallefoglia e per tutto l'Interland, dove ci sarà l'inaugurazione di questo centro policulturale, auditorium, cinema, sala congressi, devo dire che è un polo di attrazione culturale per tutta la cittadinanza, dove inizia oggi Vallefoglia, capitale della cultura per una settimana, e che dire, un battesimo d'onore sotto un'aura anche presidenziale. Ma è per noi una occasione importante per la provincia, per le Marche, per l'Italia, peso capitale della cultura italiana. Noi apriamo la prima settimana, abbiamo avuto visita del Presidente della Repubblica, quindi siamo pieni di orgoglio, di gioia, di felicità. E questa sera è la prima sera alle 18, poi da domani sera tutte le sere fino a sabato alle 21, si riconcluderà domenica sempre alle 18. È un luogo importante per la musica, per il cinema, per il teatro. Qui c'erano tanti cinema che oggi non ci sono più, e quindi è diciamo, in un bacino di oltre 50.000 abitanti, serve più comuni, è un orgoglio per tutta la vallata. L'orgoglio è stato culminato dalla presenza del Presidente della Repubblica, dal Ministro, da tutte le autorità, quindi siamo certamente molto orgogliosi. Un polo multiculturale dove cinema e auditorium, sala congressi, quindi c'è per tutti i gusti. Sì, certamente qui si possono fare tutte le cose dentro le norme dei 336 posti, e ovviamente sarà utilizzato, stiamo adottando un regolamento, stiamo facendo la programmazione annuale in maniera tale che tutto sia, diciamo, nella soddisfazione di un sistema produttivo, delle attività culturali, musicali e così via, ecco. Quanto è importante, Sindaco, valorizzare le strutture culturali, perché dove c'è cultura c'è vita, dove una comunità è attiva e risponde alle esigenze del territorio. Ma qui era una comunità molto laboriosa, la Valle del Fare, come l'abbiamo chiamata, della laboriosità di tutti loro. È chiaro che avevano solo il lavoro, avevano solo le fabbriche. Oggi, oltre le nascite di tanti bambini, tanti ragazzi un po' in controtendenza, hanno anche luoghi della cultura, della musica, del cinema, e credo che sia una cosa molto positiva. E la direzione artistica è affidata momentaneamente all'Orchestra Filarmonica di Filarmonica Rossini, giusto? Sì, momentaneamente, poi vedremo se faremo una gara, quello che riusciremo a fare, però intanto per partire è l'orchestra che ha sede a Montecchio di Vallefoglia, il povero direttore al quale abbiamo dedicato l'ingresso del teatro, Michele Antonelli, era, che ha girato tutto il mondo, era residente a Montecchio, quindi per noi è anche un orgoglio anche quello. Oggi è la prima, 7 giorni consecutivi di grandi avvenimenti tra recital, concerti e spettacoli teatrali. Stasera con quale, qual è l'esordio? Ma l'esordio, come si sente dal chiasso, sono la scuola media di Pian del Bruscolo con l'orchestra e il coro, quindi è la comunità locale che apre l'attività di questo teatro. Quindi in bocca al lupo e viva il teatro, viva la vita. Grazie, crepi il lupo e buon divertimento. Thank you.
tempo fa due montagne che vivevano una accanto all'altra. Le due montagne erano uguali in tutto e per tutto. Avevano la stessa forma e la stessa altezza. Sopra di loro crescevano gli stessi alberi, gli stessi cespugli e la stessa erba, e vi abitavano gli stessi animali di terra ed aria. Erano montagne molto alte, forti e imponenti. Erano due montagne gemelle. Una si chiamava Coriorco, montagna del grande orco, e l'altra Wiracocha, chiamata così in onore del dio Wiracocha, il maestro del mondo. Parlare di cultura è sempre un volano per un discorso di una comunità sempre attiva e aperta, e questo centro policulturale è un po' un risveglio di questa valle dove qualche tempo fa era piena di cinema, quindi attività anche culturali, perché la cultura rende viva una comunità. Questo evento è assolutamente eccezionale, perché il giorno d'oggi inaugurare un nuovo teatro è un'operazione, direi, fantastica dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale. Lungo la vallata è un teatro che ha un'utenza di 50.000 abitanti, e quindi lo scopo, un principale scopo di questo teatro è, da un lato, proporre tutte le diverse forme di cultura, non solo musicale. Noi siamo diciamo un'orchestra sinfonica, però lo scopo di questa struttura è portare anche teatro di prosa, musica leggera, musica jazz, musica sinfonica, musica cameristica, musica lirica. Per esempio, fra due giorni ci sarà un bellissimo recital del cantante Mirko Palazzi, che è originario di qui, di Vallefoglia. E quindi il senso di questa operazione è proprio ospitare la maggiore varietà possibile di proposta culturale. Questo è il principale scopo, e ci auguriamo che, insomma, in accordo con l'amministrazione ci si riesca a farlo, e naturalmente anche riportare tra le varie proposte anche quella del cinema, perché, come ha detto lei giustamente, le sale purtroppo negli ultimi anni in tutta Italia, insomma, si stanno chiudendo, e quindi portare una proposta anche di questo genere è possibile sicuramente, e speriamo che venga ben accolta dalla cittadinanza, insomma. Questa sera nel debutto a cosa è dedicato? Questo è il primo concerto della settimana della cultura, ed è dedicato a un'opera per ragazzi composta da Mario Totaro, un compositore, professore del Conservatorio di Pesaro, l'opera si chiama La leggenda delle due montagne, e vede come protagonisti i ragazzi della scuola di Pian del Bruscolo. Quindi ci sono il coro della scuola, l'orchestra di giovani, di ragazzi, e poi c'è l'orchestra professionale, che è la nostra, la Filarmonica Gioacchino Rossini. Quindi il palco, come forse si può vedere, è suddiviso in tre sezioni, diciamo: i giovani che cantano, i giovani che suonano e i professionisti. E sarà un'esperienza veramente, veramente molto interessante. L'origine è una favola peruviana che parla, naturalmente, partendo dalle montagne, personalizza gli elementi della la natura per auspicare poi un corretto rapporto tra l'uomo e la natura. Però questo è il messaggio che viene dato. Direi il leitmotiv poi dello slogan di Capitale della Cultura, no? 2024, la natura della cultura. Proprio per questo è stata scelta. Quest'opera è stata scelta proprio. La settimana di Vallefoglia è la prima settimana decentrata di Pesaro 2024. Questo è il primo concerto di questa settimana, quindi, diciamo, virtualmente è l'inaugurazione dell'intero anno della cultura, ed è stata scelta quest'opera proprio per questo motivo. Quindi buon lavoro, adesso andiamo. Il messaggio principale poi è veicolato dai ragazzi, però sono anche destinatari, non solo i promotori di questo messaggio. Benissimo, grazie, buon lavoro e viva Capitale della Cultura 2024. Grazie a voi. Yeah.
il leitmotiv di questa opera per questa sera che debutta al Teatro Sanni? Questa è un'opera, diciamo, per strumenti sia suonati da professionisti che da ragazzi, in questo caso della scuola media di Pian del Bruscolo, e per coro, sempre di ragazzi, e per voce recitante, quindi uno spettacolo abbastanza complesso, articolato, dove la musica ha un'importanza primaria, ma c'è anche questo testo che appunto è un'antica favola peruviana che poi è stata rimaneggiata e adattata al palcoscenico da Lucia Ferrati, che è anche la voce recitante dello spettacolo. È una giornata emozionante questa per Vallefoglia e per tutto l'Interland, perché quando si parla di cultura è vita, è una comunità che risponde alla cultura, a un centro culturale come quello che nasce qui a Vallefoglia come capofila di una settimana di capitale della cultura, devo dire che è sinonimo, un volano di comunità attiva. Sì, sono molto contento anche che sia capitato questo, cioè che la prima dei 50 comuni che poi si esibiranno a turno in Pesaro 2024 sia proprio il comune di Vallefoglia, e il comune di Vallefoglia che possiede un teatro nuovo che viene proprio inaugurato, bisogna dirlo, da questo spettacolo. Quindi per me è sicuramente è stato un grande onore poter essere scelto per questa cosa. Il teatro è sinonimo di vita, e lunga vita al teatro, alla cultura, e viva Capitale 2024. Viva Pesaro, viva la capitale della cultura. E in questa giornata di festoso orgoglio è molto sentito il ricordo del compianto maestro Michele Antonelli, che ha partecipato alla realizzazione del progetto del teatro, al quale è dedicata una targa all'interno dello stesso. Un bel giorno, una piccola stella del cielo, una stella bambina che si chiamava Wawa Koyor, decise di scendere sulla terra e di far visita a una delle due montagne. Wawa Koyor era stanca di contemplare il mondo solo dall'alto e non si divertiva più a giocare con le altre stelline sue amiche. Sognando gli occhi aperti. E chissà quanti divertenti giochi che non conosco potrei imparare. Lucia, è stata un'emozione oggi debuttare a questo teatro che apre la settimana della capitale della cultura di Vallefoglia e dare la voce narrante a quest'opera meravigliosa di Totaro. Sì, l'opera di Mario Totaro è veramente una delle cose più belle, credo, che io abbia potuto ascoltare negli ultimi anni, ed è cucita su una storia molto bella di origini peruviane, tradizionali, ma che insomma parla di pace, sentimento di cui insomma abbiamo tutti molto bisogno in questo momento. E che dire, è meraviglioso far nascere, ecco, tenere a battesimo un nuovo spazio teatrale, perché appunto la cultura è assolutamente diffusa in questo meraviglioso nostro territorio, ed è per questo che appunto Pesaro 2024 non si chiude, ecco, nei confini di una città, ma si allarga a quello che è il nostro meraviglioso, le nostre meravigliose aree interne. Quindi davvero una grande emozione. Ovviamente lei ancora deve smaltire l'emozione di sabato alla cerimonia per quella lettura meravigliosa da Liliana Segre. Anche quella è stato un momento importante, per me è stato un grande onore dare voce alle parole della senatrice Segre, quindi insomma è un'emozione condivisa da tante cose, insomma da tante persone, quindi è stata una giornata molto importante veramente. Dare voce alla cultura delle parole, perché anche la cultura delle parole è importante. Beh, io ci lavoro, diciamo, quotidianamente. Le parole possono accarezzare, ma possono anche uccidere, basta, ecco, che ci ricordiamo di dare loro il giusto senso e il giusto peso. La nostra è una delle lingue più belle del mondo, la nostra lingua italiana, e noi facciamo tutto questo anche per non perdere questa bellissima varietà di parole, di sinonimi, ecco, che ci raccontano meglio dentro e fuori.
E allora auguriamo a tutti una buona settimana della cultura Vallefoglia e buona cultura di Pesaro 2024. E auguri a tutti, dai più piccoli che qui vedete meravigliosi ai più grandi. Assessore, è una grande emozione oggi per la città di Vallefoglia, per tutto l'Interland e viva la cultura! Sì, siamo particolarmente emozionati, una presenza numerosissima, quindi un bel concerto di apertura, quindi un'inaugurazione, una pre-inaugurazione con il Presidente della Repubblica, proprio che ci ha fatto emozionare con i ragazzi delle scuole che spontaneamente hanno intonato un coro Viva Presidente, insomma, e poi quest'oggi questa apertura ufficiale con la Filarmonica Rossini, che abbiamo affidato la collaborazione per la programmazione settimanale, che proseguirà anche con energie, compagnie locali, insomma jazz piuttosto che nelle compagnie dialettali, coro polifonico, insomma, quindi tante energie anche locali, ma devo dire che l'orchestra Rossini con i ragazzini delle scuole, cioè con il coro e con l'orchestra all'incontro sono state questa sera veramente di livello e ci ha fatto emozionare, quindi una partenza direi più che positiva e speriamo che tutta la settimana sia così. Per noi di Vallefoglia ovviamente è un gran onore essere il primo comune co-capitale della cultura 2024, era una sfida impegnativa, siamo partiti, siamo organizzati, abbiamo strutturato un programma importante, quindi ci fa piacere questa bella partenza. Anche l'apertura di questi centri culturali è un sinonimo di una comunità viva, aperta e che è uno scambio culturale per tutto l'Interland anche con i cittadini. Sì, l'amministrazione ha avuto questo intento già da lontano, insomma, noi abbiamo un teatro sulle colline a Sant'Angelo in Lizzola, 150 posti, è stato riammodernato, rimesso a nuovo, in sicurezza, è già partita una programmazione. E questo nuovo teatro qui a Bottega insomma, ci permette di inserirci in un contesto provinciale e regionale con una programmazione futura che ci allunga la programmazione degli eventi culturali che era sostanzialmente estiva, invece così diventerà annuale. Questa è una struttura innovativa perché è un teatro che può diventare cinema, ma per un magico marchingegno diventa anche una sala congressi. Sì, l'idea era quella di avere uno spazio multimediale e quindi con la possibilità di avere più funzioni all'interno della stessa struttura. Due caratteristiche fondamentali: la tribuna che vedete alle mie spalle è una tribuna che si può chiudere completamente perché è una tribuna telescopica, queste file qua possono essere rimosse facilmente e oltretutto il palcoscenico è stato studiato in piano perché è un palcoscenico adatto sia alla musica ma anche alla danza e anche al teatro, quindi se fosse stato inclinato avrebbe avuto qualche problema in più. I posti complessivi sono 336 per l'esattezza e la sala quando sarà completamente aperta sarà una sala di circa 250-260 metri quadrati, quindi può contenere praticamente parecchie attività diversificate. Grazie architetto, buon lavoro. Grazie a voi. È una bella opportunità per Vallefoglia poter aprire questa serie di 50 comuni. Assessore, subito un passaggio di testimone della capitale della cultura, siamo a Vallefoglia, la prima capofila del progetto 50x50 capitali al quadrato. Sì, sapevamo che partire da Vallefoglia era una garanzia e quindi tant'è che poi c'è stata una osmosi già dall'inizio, perché la stessa cerimonia del 20 è stata preceduta dal passaggio di Mattarella proprio qua, proprio per il motivo del teatro per cui siamo qua oggi e che soprattutto Vallefoglia avrebbe raccolto
l'onere e l'onore di aprire questa serie importantissima di settimane che condividono spazialmente e temporalmente con Pesaro l'idea di capitale, e averlo fatto in un luogo simbolo come un teatro restituito, anzi costruito appunto per la comunità che va oltre quella della sola città di Vallefoglia, è un grosso sforzo di generosità oltre che di efficienza che il comune, voglio ringraziare Sina Cucchielli in particolar modo, è riuscito a mettere in campo. Quindi per noi insomma era il miglior partner con cui immaginare questo percorso, segna una linea diciamo anche un livello non facile da tenere per tutti gli altri comuni che seguiranno, ma anche l'insegna di una competizione positiva e creativa che è stato pensato questo progetto del 50x50, quindi godiamoci questa seconda inaugurazione, proprio il caso di dirlo, questo avvio di settimana che risolverà tanti altri momenti preziosi qui a teatro, nel progetto del Cosa c'è dopo, che vivrà addirittura nei bar che diventeranno infopoint e diventeranno anche luogo di promozione dei nostri prodotti enogastronomici, addirittura nella visita ai castelli come sarà da Montefabbri domenica prossima, con anche visite guidate a cura di Alessandra Mindoli, e quindi anche la possibilità di vivere in maniera partecipata e soprattutto sperimentare le formule che potranno andare avanti anche terminata questa settimana, diventare una proposta di Vallefoglia, in questo caso per tutto l'anno. E proprio quello che abbiamo assistito oggi è un po' il leitmotiv della scelta dello slogan della capitale della cultura, la natura della cultura. Assolutamente, questa favola musicale di Mario Totaro, che è diciamo, anche un messaggio ambientato idealmente in Perù, potrebbe essere ambientato nelle nostre colline, nelle nostre montagne, che tiene insieme poesia, natura, ecologia e anche un messaggio positivo di speranza, e soprattutto è stato realizzato con più generazioni insomma, all'opera, è il caso di dirlo, insomma, era veramente anche simbolicamente il miglior avvio di questo progetto distribuito nel territorio. Grazie assessore, buon lavoro e buon anno della capitale della cultura. Grazie a voi, a prestissimo. Grazie. Appena terminato il primo spettacolo dell'inaugurazione del Teatro Giovanni Santi, la prima di una kermesse di 7 giorni dove vede Vallefoglia capitale della cultura, e da questa meravigliosa platea io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.